Qualche giorno fa abbiamo assistito a una conferenza stampa convocata in pompa magna dai parlamentari onorevoli Grillini, in cui hanno raccontato una storiella pensando che i siciliani siano degli stolti, degli stupidi, che abbiano l'anello al naso. Questa storiella narrava di parlamentari che firmavano una letterina e, firmando questa letterina, rinunciavano alla pensione al vitalizio. Premesso che siamo tutti d'accordo che è sbagliato mantenere un sistema pensionistico per i politici che è diverso rispetto a quello dei cittadini, che questa situazione va cambiata e va cambiata anche rapidamente. Il problema è che non è con una letterina presentata allo Stato che si rinuncia alla pensione da parlamentare onorevole, ma lo si fa cambiando la legge dello Stato. È l'unico strumento che ci garantisce che nessuno possa tra una settimana, 10 anni, 20 anni cambiare idea, quando saranno spenti i riflettori addosso a chi oggi fa politica e quando si entrerà nel dimenticatoio rispetto alla società e alla comunicazione. In quel momento lì si può anche chiedere allo Stato di ripristinare quello a cui si è rinunciato. Se si cambia la legge questo è impossibile, noi la legge la vogliamo cambiare. Abbiamo presentato un provvedimento, primo firmatario Matteo Richetti, si voterà nei prossimi giorni al Parlamento Nazionale. Se dovesse passare la legge Richetti, invito anche i parlamentari Grillini a votare, in quel caso sì che si eliminerà questo odioso privilegio e le pensioni dei politici saranno uguali a quelle dei cittadini.